Tarnished Lost. Parte con volo, lacrime spettrali, più lacrime del solito, moltiplicatore delle lacrime invece che del danno, e il nostro oggetto attivo che vedete, anzi oggetto tascabile, Divine Remnants. Se si usa in una stanza vuota, si rompe e mi fa un danno, perché quell'oggetto funge anche come scudo. Quindi è usato sia per difendermi, l'oggetto tascabile, che per cambiare gli oggetti all'interno delle item room. Quando perdo lo scudo, vedete che aumenta di livello, quindi servono più cariche per ricaricarsi e quindi per darmi un altro scudo. Ma se lo utilizzo all'interno di una item room, il suo livello torna ad abbassarsi, quindi mi servono dopo meno cariche per avere lo scudo. Finché l'oggetto tascabile non è carico, non ho la protezione tipo Holy Mantle. È tutto incentrato su quell'oggetto tascabile che possiedo. Beh, wow, che inizio assurdo. Oh, cos'è? Ma perché? Ma dove? Devo avere una bomba io per sta cosa. Non scherziamo. Little Horn, droppami una bomba. Per favore, Little Horn, droppami una bomba. 5 booster packs. Ecco, per esempio questo potrei anche rerollarlo. Però mi serve una bomba. Voglio vedere cosa succede se esplodo quella roccia satanica là. Uso il D6. Ah, wow, vabbè. Mi ha dato 2 bombe quella roccia satanica. Che cacchio vuoi che sia? Va bene così. Allora, se mi dite che il Divine Remnants si livella e mi vengono dati oggetti migliori livellandolo, proviamo a rerollare con il Divine Remnants. Il primo fa cacare e poi migliora. Chiaro, chiaro, chiaro. È tipo il terzo dado che trovi in sta partita. Ci vogliono più cariche per caricarlo, ma le level upparlo dopo serve anche per trovare migliori oggetti. E sì, finché però il Remnants non è carico, non ho lo scudo, quindi bisogna stare un attimo attenti. Buono, un bel tears up. E a questo punto proviamo a fare sta roba, dai, così. Ottimo, mi ha rerollato i cuori in chiavi. E ora è aumentato di livello, quindi dovrei trovare oggetti migliori. Is that right? Se solo trovassi oggetti. Solo pre-roll quando lo usi. Ah, ok, ho capito. Mamma mia. No. Vai alla bestia. Sì, volevo provare ad andare alla bestia, Enea. Why not? Ci muoio, qua ci muoio. Garantito che ci muoio. Porca miseria. Ho il danno base praticamente, cioè non ho niente. Sembra più forte di Tainted Lost. Anche su questo sono d'accordo. Tainted Lost sì, avrà più possibilità di trovare oggetti di qualità migliore. Però mi piace questo specie di compromesso. Cioè scambiare vita, più che vita, scudo, protezione, per potenzialmente migliorare il roll. Eh sì, questo me lo prendo. E sapete cosa? Siccome chi non risica non rosica. No, scherzavo, ho troppa paura di fare la cosa che volevo fare. Volevo arrivare al livello 3 del Divine Remnants qua. Però dopo, a parte che non mi si sarebbe mai più ricaricato prima di tipo la posto dove avrei potuto usarlo, per esempio, non so, nel patto con l'angelo, eccetera, eccetera. Fallo, boh, vabbè, lo faccio. Ah, no, ma mi dà... Ok, mancano solo 4 cariche, allora scialla. Basta non prendere danni per 4 stanze. Perché ho detto questa frase? Spiegatemi. Appunto. Madonna. Ok. Buono. Ancora una stanza. Se riesco a non prendere danni contro il boss, sono veramente in una buona posizione. Sì, userò la strength card. Hello. No, 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 no. Ma perché? Perché queste brutte cose? No. Madonna. Ok, ok. Danno, volentieri. Perfection, più che volentieri. Rerolliamo? Però ragazzi, goated e goated. No, no, mi prendo goated. Goated. Sì, sì, sì. Abbiamo tutto il tempo del mondo per usarlo. Ok, ho sbagliato. Qua non volevo usarlo. Ho miscliccato. Ah! Ho sbagliato tutto. Adesso altre 4 stanze senza ricevere danni. Con calma, 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 con calma. Qua io sono veramente in panico, eh. No! Oh! Oh! Muori, 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 muori e basta. Muori e basta. Cristo. Incubus. Fantastico, Little Dumpy. Ah, se prendo danni mi si... tolgono tutte le cariche? Quindi ora devo fare 12 stanze senza ricevere danni? Oh, fuck. Oh, shush. Ora come ora devo fare 10 stanze senza subire un singolo danno. Cari abbonati, spam di penne in chat.
turns soul art into heart containers. Can't pay out. Can't pay out their collectible. Ridu. Quelli che avevo avuto prima. Wow, super evviva. Una bella pillola. Mega gulp. Allora, coraggio amici. No. Destino, dovevi aiutarci, qua però. Va bene, prossimo piano. Le lacrime hanno il 5% di possibilità di rerollare un nemico in un nemico diverso? Non mi piace. Non mi piace che le lacrime rerollino i nemici in altri nemici. Mi mette molta paura come cosa. Spero di riuscire a usare un altro reroll su quell'oggetto là. È una sorta di GB bug. Sì, ma per i nemici. Terribile. This is good. This is what I'm talking about. This is a quality 4 item that I needed. Oddio, che bello il gabibbo, ragazzi. Ah, ragazzi, alcuni di voi sicuramente si sono persi. Io che faccio una cover molto, molto fatta bene, devo ammettere, della canzone di Paperissima Sprint in versione karaoke cantata dal buon demone blu. L'ho fatta in live su Twitch. E facciamo una cosa. Solo per gli abbonati metterò una clip di quella traccia qua su YouTube, che è molto imbarazzante. Ma per gli abbonati lo faccio! E abbiamo anche le palle! Abbiamo anche le palle, ragazzi. Spam di palle. Ora, questa partita è partita correttamente. Sapete cosa? Io quasi quasi, a meno che proprio non capiti in un piano con 500 batterie sul pavimento, che posso quindi usare per ricaricare subitissimo il Divine Remnants, non lo userei quasi più. Io ho paura di usarlo ora. E devo anche concentrarmi. Danno, ottimo. Non mi lamenterò. Danno e via. Ho 12 di danno. Felici, contenti. Next. Cosa fa il Divine Remnants? È l'oggetto specifico per questo personaggio. È per quello. Huh? Increases the chance of an angel room appearing. Non posso. No, nessun patto, peccato. Altro danno. Non mi lamento. La perfezione. Non ci si lamenta. È un po' delicata la situazione ora come ora, sapete? Assolutamente non vorrei morire. Quindi uno scudino mi piacerebbe averlo. Allora, qua dentro. Questo è letteralmente inutile però per me. Ottimo! Nice! E ora solamente con 4 carichi mi si ricarica. Dai. Andiamo. 4 stanze senza danni. Easy. Spero di trovare anche qualcosa adesso che mi aiuti a livello di fortuna. Un'altra pillola ancora. Credo che le pillole funzionino come The Lost normale. Oh, oddio, che possono essere principalmente positive. E direi di sì. L'eraser può essere molto interessante. Dai, perché no? Hello, Monster Manuelo! Lo rerollo? Ho batterie da qualche parte da comprare? No. Ah, potrebbe darmi comunque oggetti di qualità 2 che non sono terribili. Anche 0, però. Ho un sacco di paura. Iolo. No, Michele, no. Niente Iolo. Sono messo bene. Ho un danno allucinante. Usiamo il nostro oggetto attivo come deve essere usato, ovvero come una semplice e becera holy card / holy mantle farlocca e fasulla. Questo boss è uno dei peggiori. Per quanto poco non ho preso danni, mamma mia. Killer Instinct. Questo è un oggetto attivo, non mi piace. Ho paura di usarlo. Beh, qua rerolliamo, dai, qua rerolliamo. Non ho più uno scudo, però tra 4 cariche mi ricompare. Devo solo ora concentrarmi a non subire danni per 4 stanze. Ok, ho almeno ora di nuovo lo scudo. Mamma mia, che ansia. Terribile, è terribile giocare questo personaggio, è terribile. Compriamolo solo perché ho le balls. Quindi più danno e più tutto. Anche se il Fanny Pack di base non ci serviva letteralmente a nulla. Vediamo cosa c'è qua. Va bene. È tipo la terza volta che la troviamo in questa live, ma va bene. Che ansia, che paura. Oh, Cristo, che brutta stanza. Terribile. Noi abbiamo comunque, ridendo e scherzando, 17 di danno. Meno male che abbiamo il piercing contro sto bestiolo, che sennò è terrificante da affrontare. Ottimo, patto col diavolo. Move the Void. Oppure Broken Halo. Pose a ladder to the special Devil Deal at the start of each floor. E possiamo prendere i Devil Deals gratis. È praticamente una stairway ma al contrario. Che cacchio di figata. Scusami, Move the Void, sei forte. Ma questa è una figata allucinante. Questo lo rerolliamo. Va bene, YOLO. Che figata. Vediamo un po'. Ma sei Snor... Una super secret bomb! Come
come si chiama? Una super troll bomb, così appena entro. Madonna, che ansia. Allora, Gappy's Eye oppure Dark Matter? Il Fear Shot che dà Dark Matter, che allontana via i nemici, ci sta. Molto. Può salvare le chiappe Fear? Sì, sono d'accordo. Oh, cosa mi tengo? Ah, più 3 di danno perché c'ho anche il moltiplicatore di Magic Mushroom. Beh, la fortuna. Secondo me è comunque la fortuna. Ah, sta andando abbastanza bene, dai. Basta rimanere concentrati. L'ultima occasione, perché ora devo scegliere se andare a The Beast, a Mother o ovunque altro. The Beast, va bene. Ora sono un po' nella cacchina, amici, perché diciamo che sono one shot e devo fare 9 stanze da one shot. Maniquals Power. Andiamo all'ultimo piano. E usiamolo. Usiamo il coso di 12 cariche all'interno dell'item room, in modo che si trasformi di nuovo in uno da 8 cariche e quindi mi possa fornire uno scudo più spesso. Ok. Ancora 4 stanze. Batteria. Ancora 3 stanzine. Montezuma's Revenge. Non osare. Non osare. Usiamo qua il reroll? Ora, come vedete, il nostro oggetto ha 8 cariche. Sì, dobbiamo ricaricargliele tutte. Dovrei anche lasciare un trinket nella... Dovrei decisamente, anzi, lasciare un trinket nella item room. Mamma mia, ste spine! Mi stanno sudando le ascelle! Quando sparano anche lacrime! Oh, la strength è buona da usare. Ottimo. 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 Famo così. Quindi ora qua rerollo. Ma questo poteva anche essere Tech Axe, fa niente. Ho sbagliato di nuovo, rerollo. Ora ha solo 4 cariche. E ora mi ricarico le 4 cariche con quelle altre 4 batterie. E così c'ho lo scudo che se lo perdo si ricarica solamente in 4 stanze per sempre. Non penso mai più ad aumentarlo di livello io personalmente. Ci siamo. Andiamo negli studi televisivi italiani. IBS? Assolutamente no. Prendiamoci Stenensi Bomb, dai. Mi è venuto a fare un rottino. Ciao Incubus. Ottimo, via. Via da qua. Il coltello di mamma con 28 di danno. Ragazzi, distruggo il mondo. Little Horn perché ho tanta fortuna. Raga, il coltello di mamma con 28 di danno. E ho anche tanto fire rate. Mi si ricarica velocemente. No mom knife. No mom's knife. Prendiamo Little Horn. Dai, dai, vi ascolto, vi ascolto. Va bene. Va bene, vi ascolto. Oh, oh. Io da qua. Ah, no, pensavo fosse 9 lives. Stavo per esplodere. Mi sa che l'Eraser è stato un buon compagno, ma ci saluta qua. Avere le moschine che fanno 28 di danno, anzi per 2, 56, direi che ne vale la pena. Devo fare 8 stanze per ricaricarmi lo scudo. 8 stanze senza subire danni per ricaricarmi lo scudo. Per favore, gioco, ora mi servono... Batterie. Batterie. 48 hour energy. Ok, lui può darmi un oggetto che posso dopo rerollare. Devi rerollare un oggetto perché torni a diminuire le cariche. Ora 4 cariche. Ah, è un attivo. Come l'ho detto. Ora per altre 3 stanze. Oltre a questa, quindi altre 3 stanze sono one shot. Per altre 2 stanze sono one shot. Per un'altra stanza sono one shot. Non sono più one shot. Tararadattara. Wow. Andiamo. E almeno, ragazzi, ho un respawn. Ciao Steven, sei arrivato il momento giusto. Perché ho paura di questo attacco che ho sempre saputo schivare tranquillamente? No, 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 please, 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 please. Please, 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 please. Ok. Arrivederci, Berlusca. A presto. Ok. Col coltello l'avrei già fatto fuori, credo, comunque, sapete? E uno è andato. No, 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 non ora, non ora, non ora. Ah, devo sfruttarlo meglio, uffa. Ok. Due. E via, e via, e via, e via, e via, e via. Madonna santa, no! No, che idiota, ma dai, ma come ho fatto a prendere...
sprecato lo scudo. Mamma mia. Ok, ho sprecato lo scudo del dogma, ma in qualche modo ho evitato quell'altro danno. Vi giuro, non so come. Va bene, va bene, va bene. Via da qua, via da qua, via da me. Dove è andata? No. Ora qua, con il coso, faccio fuori anche gli scheletri, quindi questo attacco è tipo nullo per me. Muori, 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 muori. Ok, 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 è andata giù. Ci manca solo The Beast. Sono ora reso conto che la mia cam sta coprendo un bel po' del faccione di The Beast, ma fa niente. Ok, a metà vita. Sto già tirando un pseudo sospiro di sollievo, sapete? E ora compare dall'altra parte. Amici! Con Tarnished Lost e contro ogni singola previsione siamo effettivamente riusciti a far fuori anche The Beast!